Grazie Presidente. Signor Capo del Governo, colleghi deputati, in questo ragionamento non posso non partire da ciò che avvenne nelle elezioni politiche, le ultime celebrate, del 2018, perché penso che valga la pena per tutti rammentare ciò che accadde. Accadde innanzitutto che il centrodestra vinse le elezioni totalizzando il 37% dei consensi, un distacco del 5% sul Movimento 5 Stelle e del 15% sul Partito Democratico. Parliamo in buona sostanza di milioni di voti, 7 milioni e mezzo di voti che ballavano tra chi era arrivato primo e chi non aveva avuto la facoltà e la capacità di vincere le elezioni. Ma il premio di maggioranza dal Partito Democratico, allora capitanato dall'attuale senatore Matteo Renzi, fu abolito, esattamente quel premio di maggioranza che consentì al centro-sinistra di governare nel quinquennio di Gentiloni, Renzi e Letta. In virtù dell'assenza di premio di maggioranza, il centrodestra non aveva i numeri per, in buona sostanza, varare un suo governo autonomo indipendente. E il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel giro di consultazioni a cui partecipammo, non ritenne di dover dare a una personalità indicata del centrodestra neppure un mandato esplorativo. Cioè, traducendo e attualizzando, il Presidente della Repubblica non ritenne che fosse possibile perseguire la strada di dare un incarico a una personalità del centrodestra, non necessariamente il segretario del partito che all'interno del centrodestra dopo le elezioni del 2018 aveva raggiunto, diciamo così, il massimo dei consensi possibili, ma neanche a una personalità terza, per dire a questa personalità terza: fai un giro di consultazioni con i partiti e guarda, vedi, constata se esiste un gruppo di responsabili, per esempio, che si mette insieme, che vari e fondi un gruppo parlamentare e che possa consentire a chi ha vinto le elezioni al centrodestra di governare per 5 anni. Non è stato possibile nel 2018. Io penso che per la proprietà transitiva, essendo rimasto in carica il capo dello Stato, a cui va il nostro devoto ringraziamento per il suo lavoro, Sergio Mattarella, ed essendo presente la medesima legislatura del 2018, questa circostanza, perché la legge vale per tutti, questa circostanza non andava bene, quella di andare a reperire i voti in Parlamento nel 2018, non può essere tollerata nel 2021. La legge è uguale per tutti. Però vorrei anche precisare che questa tecnica, quella di non consentire a chi vince le elezioni di governare e di sbatterlo all'opposizione, non è che abbia fatto crescere i consensi al centro-sinistra, quindi forse un po' di autocritica dovrebbe anche levarsi dall'altra parte dell'emiciclo. Noi nel 2018 ottenemmo il 37% dei consensi, all'Europea del 2019 arriviamo al 49,5%. Nei sondaggi attuali ancora oscilliamo, facendo una media ponderata, tra il 47 e il 51% a seconda degli istituti demoscopici. Quindi la vostra tecnica di governare a dispetto dei santi e soprattutto a dispetto del popolo italiano e delle sue indicazioni non paga, non paga. E non è inutile che voi cerchiate di accreditare la regola secondo la quale non è possibile andare al voto perché c'è una pandemia. Anche questa balla va sbugiardata, intanto perché noi abbiamo già votato in diverse regioni a settembre, qui in Italia, intanto perché chi sta messo peggio di noi con la curva del contagio ha già votato, e mi riferisco alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America, intanto perché sempre in Italia in primavera si voterà per 10 milioni di persone che si recheranno alle urne nei principali capiluoghi di regione, parliamo di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e altri capiluoghi di provincia. Intanto perché voterà a breve l'Olanda nell'Unione Europea, ma voterà la Germania a settembre, voteranno decine di stati, nessuno ha deciso di rendere la democrazia incompatibile con la pandemia se non voi, che avete il terrore
di andare alle urne perché sapete che verrete spazzati letteralmente via, anche per il combinato disposto dell'assenza di consenso elettorale con il taglio dei parlamentari. Ed è forse questa la ragione per la quale si sta tentando di attivare quella che viene definita campagna acquisti, come se si fosse nel calciomercato, soprattutto verso il Senato della Repubblica. Noi riteniamo che a maggior ragione in una fase critica di tipo sanitario e di tipo economico come quella che stiamo attraversando e sta attraversando il nostro popolo, che ha messo in ginocchio e sta distruggendo letteralmente tutto il nostro tessuto socio-economico, tutta la nostra maglia, la nostra rete produttiva, ci sia una sola risposta che si possa dare. È una risposta di buonsenso, è una risposta che sta nella pancia della democrazia stessa. Si può essere tifosi della democrazia diretta, mi sembrava che il Movimento 5 Stelle parteggiasse per questa soluzione fino al punto da far decidere con la piattaforma Rousseau i propri aderenti. Esiste la democrazia parlamentare che voi esibite e impugnate ogni giorno, la democrazia parlamentare in questo momento non vi dà i numeri, non ci sono i numeri, ma c'è anche la democrazia della decenza. Concludo. Se una nazione e un popolo si trova in uno stato di necessità e di difficoltà, hanno bisogno di un governo forte, che abbia una maggioranza autorevole, che abbia un programma lineare e condiviso e che porti con sé, proprio perché il precetto democratico che lo stabilisce e lo sancisce, il consenso popolare, la forza nei momenti di difficoltà. In democrazia la dà il popolo. È per questo che noi ci auguriamo che questo scivolone porti esattamente alle elezioni anticipate, perché da una tragedia può nascere una riscossa, da una tragedia una rinascita. Grazie.